Parlando di capitali, in ambito europeo, in cui vivere bene ma nel contempo, spendendo di meno rispetto all'Italia, la prima capitale da menzionare si trova in Georgia, stato che, per di più, presenta non poche possibilità di vantaggiosa pianificazione fiscale. Il suo nome è Tbilisi. Non solo si tratta di una delle capitali più economiche in cui vivere in Europa, ma, se si analizzano, oltre al costo della vita, anche le statistiche sulla qualità della vita, anche di una delle migliori città al mondo in cui vivere in generale. Ogni aspetto riguardante il costo della vita, a Tbilisi è decisamente più basso rispetto all'Italia. Ciò include l'affitto o l'acquisto di una proprietà, nonché servizi, generi alimentari e persino aliquote fiscali complessive. Si tratta inoltre di uno Stato che, complessivamente, sta investendo sia nel settore dell'innovazione che nel settore della sicurezza, il che si riflette nel sentimento complessivo provato dagli abitanti di Tbilisi, riscontrato in diversi sondaggi, di sentirsi di vivere in una città sicura, specie se raffrontata con le principali capitali europee. La seconda capitale da menzionare è Tirana, capitale dell'Albania, destinazione emergente per chi lavora in smart working e per i pensionati europei e nordamericani. Dagli immobili ai servizi, puoi aspettarti costi al di sotto della media delle principali capitali europee. L'Albania non fa parte dell'Unione Europea, ma è comunque facile trasferirsi sia per i pensionati, sia per i nomadi digitali, sia per chi vuole comprare casa in Albania. Inoltre, i cittadini italiani, che si recano in Albania per turismo, possono entrarvi senza necessità di richiedere una visa e possono rimanervi per 90 giorni ogni 6 mesi. Se dovessi trasferirti in una di queste due città, quale sceglieresti? E perché sceglieresti quella città? Scrivilo nei commenti. Se invece necessiti di una consulenza specifica, puoi contattarci ai recapiti che trovi in descrizione.